Temi caldissimi questo weekend comunque. Sì, perché c'è stato solo il moto mondiale come gare, però ci dà una notizia bomba. Notizia bomba di ieri, direi, perché c'è il fulmine a ciel sereno. Intanto sì, ci facciamo accendere. Vediamo un secondo. Mattia, scusa, se ci può, esatto. Dicevamo, Suzuki, fulmine a ciel sereno. Suzuki ha annunciato ieri che lascerà a fine 2022, tra l'altro, quindi questa stagione la MotoGP. Lascerà la MotoGP, ragazzi, qui parliamo di una Suzuki che con due piloti che sono Mir e Rins, che comunque sono due ottimi piloti. Possono vincere il campionato, prima cosa. Seconda cosa, comunque per il mercato diventa veramente una situazione che è molto ingarbugliata, direi. Poi comunque... Due moto in meno, ma poi comunque una delle moto forse in questo momento più competitive, comunque che più o meno su tutte le piste riesce ad andare bene, comunque non è standard, esatto. Comunque Suzuki è abbastanza solida, perché se ricordate nel 2013 lasciò il mondiale in MotoGP per poi tornare dopo un paio d'anni, due o tre anni, e ricominciare da capo. La cosa che mi ha stupito è il fatto che abbiano appena preso Livio Supplio come direttore sportivo. Esatto. Tra l'altro Livio è stato un po', secondo me, l'uomo che poteva influenzare di più questi piloti, e quest'anno lo stanno dimostrando entrambi. Eh sì, perché Rins, ragazzi, no, scusate, ho detto Davide Brivio? No, non hai detto Suppo. Ho detto Livio Suppo. Ah, okay, Livio Suppo. No, non hai detto bene. Non ho il dubbio. Hai detto bene. Vabbè, ci poteva stare il lapsus, perché comunque anche Brivio è stato l'uomo che ha vinto il mondiale. Esatto, quindi. Però no, non hai detto Suppo, hai detto Suppo. E quindi, ragazzi, per il mercato diventa veramente una situazione. Io non so se vogliamo partire un po' da qualche analisi proprio relativa al mercato, prima di andare sulla cronaca del weekend. Qui, ragazzi, due moto in meno, ok. Poi tocca vedere se non le rimpiazzano. Esatto, perché... Allora, partiamo dal presupposto che non ci sono piloti pronti dalla Moto2 a GP. Vero. Quindi anche se mancassero due posti, cambia poco, perché tanto chi ci porti. Cioè, voi considerate che tanto si libera il posto dei Marini... Sicuro? Guerra 46, sicuro. Ok, quindi Marini fuori. Ma io quindi no, già un posto libero. Io l'altro credo proprio. Benzecchi dopo questa gara potrebbe rimanere immune. Potrebbe dargli l'ufficiale a questo punto. Ufficiale diretto? Sì. Al posto di chi? Bagnaia, forse Benzecchi. Gli danno un posto in Super Sport 600. Sta svalvolando. Bagnaia forse gli danno un posto in Super Sport 600. Con Baldassarri, compagno di Baldassarri. Forse compagno di Bulega in Ducati Aruba. Ah, in Ducati, bene. Quindi mettono una seconda moto. Va bene, no. Comunque, il discorso è, ragazzi, che comunque Mir, campione del mondo 2020. Rins è completamente ritrovato quest'anno, perché ora domenica ha fatto una brutta gara. Non so esattamente, è anche caduto poi a un certo punto. O comunque è andato lungo, non mi sembra si sia visto dalla regia. Però a parte questa gara aveva avuto un inizio di stagione pazzesco. È comunque terzo in classifica, quarto perché ha gli stessi punti di Bastianini, ma non ha vinto gare. Parliamo comunque di io sono convinto che nel team di Fausto Cresini i Bastianini che scendono in pista sono due. Sì, sono due diversi, vero? Uno che imita tra l'ottava e l'undicesima posizione o il non arrivare al traguardo, questo è uno che vince. Secondo me. Però aspetta, no, quello che è accaduto la scorsa gara, se non sbaglio, era lo stesso, no? Era quello di questa? La scorsa gara quando vince è caduto. È lo no, quando è accaduto. Ah, ok, quindi solo quando è accaduto è lo stesso. Ok, perfetto. È questo qui dell'ottava undicesima posizione. Chiedeva a Riccardo, perché questo? Ma per me banalmente, perché insomma lo sappiamo. Dovremmo chiederlo a Nadia. È il pilota, è il team o è la moto? Ma secondo me non è né il pilota nello specifico né la moto nello specifico, nel senso che è l'attuale mondiale MotoGP. Io attualmente adesso parlando seriamente vi ripeterò, perché possiamo aprire anche il discorso su Bagnaia. Dobbiamo aprirlo. Sempre il solito discorso, se c'hai Ducati devi vincere, se non vinci è un problema tuo. Sì. Bagnaia, voto della gara di Bagnaia, 6, sufficienza, sì, però hai aspetta vinto, una cosa, il problema è che ci sono 8 Ducati, quindi per forza di cosa 7 non vincono. Non vincono, infatti sono 7 insufficienze. Ok,
Ma vabbè, su Bagnaia, vabbè, andiamo, cerchiamo di andare un attimo con ordine. Io partirei prima, perché altrimenti introduciamo troppe cose insieme, non arriviamo a nessuna parte. Allora, io partirei un secondo da cercare di capire i motivi. No, prima dei motivi, un attimo questo discorso delle Suzuki che... Eh no, nei motivi per cui Suzuki esce al mondiale. Ah, ok, motivi. No, no, sì. Sì, 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 vabbè, i motivi per cui Suzuki esce al mondiale, se non ho capito male, si parla di questioni economiche, esatto, relative a tutte le varie vicende che sicuramente stanno influenzando. La pandemia che ci ha influenzato tanto, nel senso che loro... ieri ascoltavo proprio i costi che ci sono, scusa se interrompo, no, assolutamente, questa cosa dietro a un mondiale MotoGP e Formula 1, il rapporto. Da quello che ho capito, da fonti non verificabili, ma da dichiarazioni fatte da alcuni team, un costo medio di una stagione in MotoGP mi pare che sia tra i 12, 15, 18, 20, poi team più team certo, meno, certo, milioni di euro. È chiaro che sono numeri irrisori per una casa automobilistica, una casa come Suzuki e via dicendo, però se questo poi non comporta la vendita dei mezzi... Certo. È difficile rientrare. Considerando il mercato delle super sportive come negli ultimi anni, è in risalita per fortuna, però le piccole cilindrate ormai non esistono più, si parla soltanto di moto, cioè la Suzuki alla fine che c'ha di sportiva da pubblico MotoGP? Il Justix R1000R? Sì, esatto, esatto. Sì, ma che è una moto che comunque non ha mai fatto neanche il campionato mondiale Superbike. Tra l'altro ha vinto il Moto America, credo, con Tony Elias. Sì, con Elias qualche anno fa, però adesso manco vincono più. Beh no, con loro avevano fatto la Superbike qualche anno fa, ma non era questa moto. Ma comunque il punto è un altro. Se noi andiamo ad analizzare Yamaha, ad esempio. Yamaha c'ha una 300, c'ha l'R6, la 600, l'R1000, più gli scooter e via dicendo. Ma parliamo solo di velocità. C'ha il cross, c'ha tante cose. Per cui già triplichi le possibilità di vendita di mezzi. Suzuki alla fine c'ha solo quella, al di là dell'enduro, delle varie Naked e via dicendo, quindi parlo dello zoccolo sì. duro della super sportiva. Sì. Per cui potrebbe esserci stato un calo nelle vendite, potrebbe, adesso sì, sì, certo. Certo, oggi come oggi ti vai a comprare Suzuki, che te vai a comprare? Quella. Prendi roba vecchia, no? Tante case sappiamo, abbiamo visto non essere mai state interessate, perché Kawasaki ha mollato tantissimi anni fa e non è mai stata interessata alla MotoGP. Tante altre case poi non se lo possono neanche permettere. Se noi pensiamo che Aprilia è la casa più piccola del mondiale, probabilmente MotoGP, sì. che è tutto il gruppo Piaggio e fatica comunque economicamente a stargli appresso, no, Suzuki sicuramente è più grossa di Aprilia, credo, a livello economico. Penso che sì. Però è curioso come due piloti che... Al momento sicuramente, qualche anno fa... Piglia era ancora... Beh, comunque, esatto, due piloti che in questo momento rappresentano due di quelli che comunque... È vero che il gruppo della MotoGP è molto nutrito, cioè i piloti che alla fine possono giocarsi il mondiale ormai sono tantissimi. Esatto. Però tra quei tanti, che sono tanti perché oggi ci sono almeno una decina di piloti oggettivamente in lotta per il mondiale... e che possono farcela, però tra quei due Mir e Rins ci sono sicuramente, ripeto, Rins è... Io direi un'altra domanda. Che fine faranno Mir e Rins? Questo è il punto, infatti, cercare di analizzare quello che può succedere per il mercato, perché sono due moto in meno. Allora, ho sentito qualcuno che parla di secondo team Aprilia. Ci sono possibilità? Allora, sì, nel senso che questa è una cosa che chiedono da anni ad Aprilia, che io credo che Aprilia non sia ancora in grado di poter gestire due moto. È un'opzione, cioè io sono sicuro che quelle due moto in griglia verranno sostituite. Vorrei da capire da chi, come, perché, anche perché tu dici altre due moto Aprilia. Benissimo. Chi? Cioè deve salire un team dalla Moto 2, deve aprire un team ex novo. Però, certo, chi, esatto. Deve prendere qualcuno, deve prendere qualcuno, che ha dei costi. Certo. Potrebbe risalire una Spar Martinez che aveva il team, potrebbe salire un Pons. No, Pons no, ormai... te l'ha mollato 20 anni fa la Cane Moto, secondo me. Eh? Cane Moto. Ah, Cane Moto, il ritorno di Cane. Di Cane Moto, sì, Cane esatto. Moto. Può essere con un'Aprilia. Sì. Dubito. O magari il colpo Tenkate all'improvviso si sveglia la mattina. Magari Tenkate. Via Tenkate. No, vabbè, è una supposizione assurda. Allora, proprio battaglia per sognare. Con Star, cioè, potremmo per sognare, dire, per però... sognare, no, no. No scusate, Francisco Battà. Come ce lo vedreste? Un Battà. Ma Battà, ragazzi. Bene.
sta pure abbastanza male di salute, tra l'altro. Vabbè. Ah, non lo so, non lo so. Vabbè, intanto leggo che... le cose della moglie, sì. Patrizia. Vabbè, comunque. No, mi spiace. Però... Sai che non sta benissimo, però, comunque. Poveraccio, non lo sapevo. Però, no, non è... Non è da escludere altre due moto Aprilia. Sì. Il punto non è tanto chi arriverà su, perché possiamo fare tutte certo. Su posizioni del mondo, è dove vanno questi due piloti. Esatto. Partendo da cercando di capire un po' anche quali saranno i movimenti degli altri, perché... No, per è esempio, che questo scatena tutta una tutto serie quanto, di cose. Esatto, cioè, tutto quello che esatto. Abbiamo detto fino ad oggi, Quartararo, Honda e via esatto. dicendo. Qua si apre la strada si perché apre... Mir è dato... Sono comunque onda. Due piloti che sicuramente qualcuno cercherà di prendere, sicuro. Che poi perché mi chiedo, non credo allora, che lasci andare Mir e Rins così. Due piloti ma che... Ma francamente, allora, Mir io ci punterei, Rins io personalmente non ci punterei più, perché dopo 25 anni di MotoGP... Sì. Non allora, è... per il mondiale non ci punterei neanche io, però è sempre il solito discorso. In una MotoGP in cui comunque c'è spazio un po' per tutti, perché a seconda delle gare, di come si adattano le moto... Un Rins, se tu vuoi, hai come obiettivo vincere una gara, vincere un paio di gare, io un Rins lo prenderei. Se vuoi vincere il mondiale, punterei anche io nettamente su Mir.